Buongiorno a tutti dagli studi del TG Noi per questa prima puntata della settimana di Buongiorno con Noi, la rassegna stampa del TG Noi sugli eventi della giornata di ieri e su quelli di oggi tramite i giornali online. Abbiamo un ospite questa mattina, ve lo presento subito, è il collega Stefano Giuntini, buongiorno. Buongiorno. Direttore editoriale dello Schermo.it, ma soprattutto questa mattina nostro ospite in veste di ideatore e direttore artistico di Lucca Effetto Cinema Notte, l'evento che coinvolgerà la città di Lucca sabato 4 ottobre. Certo. E ne parleremo ovviamente in maniera molto diffusa durante il corso del nostro appuntamento. Prima però iniziamo a leggere le notizie uscite questa mattina sui quotidiani. Iniziamo dalla Nazione di Lucca con la notizia che abbiamo riferito anche noi nelle edizioni del TG Noi di ieri, ovvero della nuova scossa di terremoto che ha interessato la Garfagnana, l'Alta Garfagnana. Il titolo: la terra continua a tremare, una scossa 3.2, si riferisce ovviamente alla magnitudo, preoccupa lo sciame sismico in Garfagnana, niente danni ma tante repliche. Il pezzo è di Paolo Mandoli, ne leggiamo un passaggio: il problema torna ad essere la capacità di convivere con queste scosse che soprattutto da giovedì scorso hanno segnato una ripresa sensibile dello sciame sismico che si era già fatto sentire l'anno scorso, vi ricorderete, a giugno, con una scossa molto forte che suscitò l'allarme non solo in Garfagnana ma anche in molte altre zone della provincia e anche nel resto del nord Italia. Quindi appunto il problema per la popolazione di convivere con queste scosse, il fatto che la Garfagnana sia zona sismica ovviamente non è una novità, però poi quando il terremoto si fa sentire i residenti delle zone colpite sono messi sicuramente a dura prova. Nel taglio basso della prima pagina della Nazione un'altra notizia di cronaca: preso a calci e pugni nel parcheggio dopo un banale incidente, un episodio che è avvenuto ad Alto Pascio nel parcheggio di Piazza Croce. Un incidente, un banalissimo tamponamento in fase di parcheggio ha suscitato l'inizio di una rissa con pugni e altri tipi di colpi, una rissa che però fortunatamente è durata pochissimo e sulla quale sta indagando la Polizia Municipale di Alto Pascio, dato che poi i protagonisti di questo scontro si sono dileguati subito dopo e non sono stati rintracciati. Altra notizia di cronaca, sempre sulla Nazione di Lucca: amiche salvate dall'elicottero, notte in quota per due donne che si erano perse sul Monte Pisanino. L'intervento del soccorso alpino coordinato dal 118 lucchese, le donne protagoniste di questa disavventura a lieto fine, perché poi sono state recuperate la mattina seguente, domenica mattina, sono una 61enne di Carrara e una 56enne di Tresana di Massa, che sono state recuperate in buona salute, avevano perso l'orientamento e alla fine hanno dovuto trascorrere la notte appunto sul Monte Pisanino. Andiamo alle notizie del Tirreno di Lucca, titolo di cronaca locale sulla prima pagina, come di consueto: Assi, il niet di Capannori, Menesini, serve subito un tavolo per stabilire le priorità. Si parla ovviamente degli assi viari nella piana di Lucca e il comune di Capannori ribadisce la propria posizione: non si può iniziare dall'asse nord-sud perché sennò tutto il traffico sarebbe drenato sul nostro territorio. Questa in sostanza è la posizione di Menesini, che riprende quella del suo predecessore Giorgio Del Ghingaro. E adesso arriviamo a noi e anche all'ospite, il nostro ospite di questa mattina, perché all'interno, nella pagina interna del Tirreno di Lucca, si parla di Lucca Film Festival e dell'assalto al lince, tanti delusi, migliaia di persone alla conferenza sulla meditazione che era in programma ieri pomeriggio in San Micheletto. Solo poche centinaia di persone hanno potuto assistervi. C'è stata quindi una grande affluenza di pubblico, ben oltre le aspettative degli organizzatori, per Lynch, che parlava della meditazione trascendentale. Ha lodato molto questa pratica il regista americano. Tantissima gente è arrivata e tanti non hanno potuto trovare spazio per assistere direttamente alla conferenza di Lynch. Perché ci porta questo argomento al nostro ospite? Perché parliamo comunque di cinema
L'iniziativa Lucca Effetto Cinema Notte è legata al Lucca Film Festival, Stefano. Certo, innanzitutto è legata perché il Lucca Film Festival fa parte del gruppo organizzatore di Lucca Effetto Cinema Notte e poi perché Lucca Effetto Cinema Notte si inserisce appunto in un contenitore che è quello del cinema a Lucca, che poi proseguirà con Lucca Movie Comics, il nuovo modulo di Lucca Comics and Games che sta decollando, è al terzo anno. E quindi insomma si inserisce in uno scenario in cui la componente cinema si sta facendo strada molto, in maniera molto forte all'interno della cultura cittadina con riflessi nazionali, prendendo spunto da una storia che è dagli anni 50 che girano film a Lucca. Quindi, insomma, una storia poco conosciuta, però dicevamo anche prima dell'inizio della trasmissione, in pochi sanno che tanti film sono stati girati a Lucca. Sì, anch'io ho scoperto tramite questo libro che è stato pubblicato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca che addirittura Orson Welles aveva girato nelle ville lucchesi e Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, l'ultimo film prima di essere, sappiamo, il drammatico fatto, tragicamente uccisa, l'ha girato a Lucca. Questo è un fatto poco, no, assolutamente poco noto, se non lo sconosciuto. Veniamo all'evento di sabato prossimo. Diciamo intanto di che cosa si tratterà. Si tratta di una notte da film, in sostanza, per cui chi arriverà in centro storico si troverà all'interno dei set di alcuni dei film più famosi della storia del cinema che sono stati scelti dalla vostra organizzazione. Sì, abbiamo diviso in 5 macro aree tutto il centro storico, ogni area praticamente prende da un genere cinematografico, quindi abbiamo la commedia, fantascienza. Ecco, la regia ci sta mandando in onda in questo momento la cartina dell'evento, ora forse non è immediatamente comprensibile sullo schermo, però potete vedere colori diversi che indicano queste macro aree di cui ci stava parlando Giuntini. Sì, poi c'è il musical, la guerra, abbiamo scelto i colori per rendere più comprensibile tutta questa organizzazione che coinvolge 18 fra locali, alberghi e ristoranti in allestimenti che ricostruiscono il film di riferimento. E la novità grande di quest'anno è che siamo alla seconda edizione, ricordiamo. Sì, siamo alla seconda edizione. La novità grande di quest'anno è che infatti ogni allestimento sarà accoppiato con una performance. Queste performance in tutte sono 60 perché si reiterano in modo che ogni cittadino o visitatore che arriva quella sera sarà capace di guardarle tutte seguendo le nostre indicazioni colorate sulla mappa. Quindi se un visitatore arriva in centro storico c'è la possibilità per lui, perché tutto è sincronizzato, di seguire tutte e 60 le performance che sono in programma a Lucca. Certo. Ma bisogna correre o si può tranquillamente passeggiare? No, è tutto, praticamente abbiamo studiato questi orari in modo che tranquillamente dalle 7 all'1 uno può dalle 7 di sera all'1 di notte? Sì, da Porta Santa Maria a Porta San Pietro. Quindi è veramente una full immersion nel cinema di ogni tempo. Iniziamo a parlare di queste macro aree, diamo qualche specifica ai nostri telespettatori su quello che troveranno. Sì, partiamo dalla fantascienza, che è l'area sud della città, coinvolge 4 locali e altrettanti film. Abbiamo, entrando in città, Ritorno al futuro, quindi all'elemento ci sarà la DeLorean, questa performance che si chiama I Libici. E poi ovviamente non si poteva tralasciare Star Wars perché siamo alla vigilia del lancio nel 2015 di Episodio 7, quindi ci saranno An Evening with Jedi, ci saranno... Una notte con lo Jedi. Con gli Jedi. Scusa. ci saranno la 501esima Garrison, che sono i cosplayer ufficiali del mondo di Star Wars. E poi ci saranno gli Acchiappa Fantasmi, che è il trentennale del film Ghostbusters, certo, e la pizzeria, il club Lo Schianto, che è quella all'angolo proprio con la Veneta, hanno preso 40 piante, diventerà la foresta di Pandora di Avatar, per esempio. Tanto per dare un'anticipazione, ecco, ma concretamente
chi arriva sul posto può rivivere la scena di un film, in sostanza, che viene rimessa in scena attraverso i vostri attori, possiamo dire. Attori e performance, abbiamo coinvolto scuole di danza, di teatro, di tutto di più, fotografi, videopiratori, c'è tutto un mondo dentro questo mondo, perché il cinema, come ha detto David Lynch, è le sette arti messe insieme, quindi ci permette di coinvolgere tutti, è l'unica formula che permette di coinvolgere tutto il mondo culturale cittadino. Ecco, chi volesse poi avere informazioni ancora più dettagliate, volesse leggere con calma tutto il programma della serata, dove, a chi deve rivolgersi, quale sito internet? Il sito internet è www.lookeffettocinema.it/note, dove ci sono tutte le informazioni necessarie per la sera. Ecco, allora, abbiamo parlato della prima area, che è quella appunto della fantascienza, poi andiamo avanti. Andiamo avanti, abbiamo l'area gangster, che è Piazza San Martino, Piazza Terminelli e Piazza del Giglio, in cui saranno ricostruite le atmosfere di due film. Uno è Il Grande Gatsby e l'altro è Chicago. Il Grande Gatsby, in particolare ci tengo a questa performance, perché è fatta insieme al Teatro del Giglio tramite il Giglio Lab. E abbiamo ricostruito la scena principale dentro l'Hotel Universo del romanzo di Fitzgerald e del film di Lurman, in cui c'è questo confronto, in questo triangolo amoroso con Vania della Vidia che fa Daisy, poi c'è Cataldo Russo che fa Tom e Nicola Fanu che fa Gatsby. Questa performance, cioè, qui siamo su altri livelli. Sì, questa performance c'è il colpo di ballo dei frammenti, che farà degli stacchetti prima o dopo. Questa performance è una delle due a numero chiuso, che ci si potrà segnare su internet scrivendo da domani alle 15 all'indirizzo lookeffettocinema@gmail.com. Sai quanti posti sono a disposizione? Sì, sono 20 posti per ogni rappresentazione, sono 4 rappresentazioni, quindi sono 80 posti, quindi sbrigatevi, l'iscrizione è aperta a tutti. Bene, questo è, quindi era la seconda area che abbiamo preso. Sì, poi ci sarà Chicago, c'è la Jellicle Dance, che è una scuola di ballo di quelle coinvolte, che ricostruirà praticamente in Piazza San Martino con un ballo All the Jazz, che è tratta con la sonora di Chicago, che ha vinto il premio Oscar nel 2002. Bene, ci dobbiamo fermare subito per il primo blocco pubblicitario, rimanete con noi perché torneremo ovviamente a leggere le notizie del giorno e a parlare con Stefano Giuntini di questa bella iniziativa, di questo evento che coinvolgerà tutto il centro storico di Lucca il sabato prossimo 4 ottobre. A tra poco.